Ritardo, scusate di questa digressione tecnica perché qualcosa dello Zoom è cambiato. Leggiamo, come sapete, il 23esimo dell'inferno. Lo leggiamo tutto di seguito, poi spieghiamo, facciamo una pausa per rispondere a eventuali domande e poi proseguiamo. Taciti, soli, senza compagnia, andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via. Voltere in sulla favola di Isopo lo mio pensier per la presente rissa, dove parlò della rana e del topo, che più non si pareggia mo e issa che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia principio e fine con la mente fissa. E come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quell'un altro poi, che la prima paura mi fe doppia. Io pensava così: questi per noi sono scherniti con danno e con beffa, sì fatta che assai credo che lor noi, se l'ira sovra il malvoler s'agueffa, ei ne verranno dietro più crudeli che il cane a quella lievre che gli acceffa. Già mi sentia tutti arricciarli i peli della paura e stava indietro intento, quando io dissi: maestro, se non celi te né tostamente, io pavento di mali branche, noi la piangia dietro. Io l'immagino sì, che già li sento. E quei, si fossi di piombato vetro, l'immagine di fortuna non trarrei piuttosto a me che quella dentro in petro. Pur moverieno i tuoi pensier tra i miei, con simile atto e con simile faccia, sì che entrambi, d'entrambi un sol consiglio fei. Se lì è che se la destra costa giaccia, che noi possiamo nell'altra bolgia scendere, noi fuggiremo l'immaginata caccia. Già non con piedi tal consiglio rendere, ch'io li vidi venire con l'ali tese, non molto lungi per volerne prendere. Lo duca mio di subito mi prese, come la madre che al rumore è desta e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge, non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta. E giù dal collo della ripa dura supin si diede alla pendente roccia che l'un dei lati all'altra bolgia attura. Non corse mai sì tosto acqua per doccia, volge ruota di mulin terragno, quando ella più verso l'Italia approccia, come il maestro mio per quel vivagno, portandosene me sovra il suo petto, come a suo figlio, non come compagno. Appena fuoro i piè suoi giunti al letto del fondo giù, che i furono in sul colle sovresso noi, ma non gli era sospetto che l'altra provvidenza che lor volle porre ministri della fossa quinta, poder di partir simbi a tutti tolle. Laggiù trovammo una gente dipinta che giri intorno assai con lenti passi, piangendo nel sembiante stanca e vinta. Elli avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che includi per gli monaci fassi. Di fuor dorate son, sicché gli abbaglia, ma dentro tutte piombo, e gravi tanto che Federico le mettea di paglia. Poi in eterno faticoso manto, noi ci volgemmo ancor pura man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto. Ma per lo peso quella gente stanca venia sì pian, che noi eravamo nuovi di compagnia d'ogni mover d'anno. Perch'io al duca mio, a che tu trovi alcun che al fatto o al nome si conosca, e gli occhi si andando intorno no. E un che intese la parola tosca, di retro a noi gridò: tenete i piedi voi che correte sì per l'aura fosca, forse che avrai da me quel che tu chiedi. Onde il duca si volse e disse: aspetta, e poi secondo il suo passo procedi. Ristetti e vidi due mostrar gran fretta dell'animo col viso d'esser meco, ma tardavali il carco e la via stretta. Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco mi rimirarono senza far parola. Poi si volsero in sé e dicean seco: costui par vivo all'atto della gola, e sei son morti, per qual privilegio vanno scoperti della grave stola? Poi disser me:
tosco che al collegio di ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sei, non aver in dispregio. E io a loro, io fui nato e cresciuto sopra il bel fiume d'Arno alla gran villa, e son col corpo che ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quanti veggio dolor giù per le guance? E che pena è in voi che si sfavilla? E l'un rispose a me: le cappe arance son di piombo sì grosse che li pesi fan così cigolar le lor bilance. Frati godenti fummo bolognesi, io catalano, e questi Loderingo, Romati, e da tua terra insieme presi, come suole esser tolto un monsolingo, per conservar sua pace, e fummo tali che ancor si pari intorno dal Gardingo. Io cominciai, o frati, i vostri mali, ma più non dissi, che all'occhio mi corse un crocifisso in terra con tre pali. Quando mi vide, tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri, e il frate catalan, che a ciò scorse, mi disse: quel confitto che tu miri, consigliò i farisei che convenia porre un uom per lo popolo a martiri. Attraversato è nudo nella via, come tu vedi, ed è mestier che il senta qualunque passa, come pesa, pria. E a tal modo il socero si stente in questa fossa, e gli altri dal consiglio che fu per gli giudei mala sementa. Allor vidi io maravigliar Virgilio sovra colui che era disteso in croce, tanto vilmente nell'eterno esilio. Poscia drizzò al frate cotal voce: non vi dispiaccia se vi lece dirci se alla man destra giace alcuna foce, onde noi amendue possiamo uscirci senza costringer degli angeli nei che venian desto fondo a dipartirci. Rispose adunque: più che non si speri, sapresso un sasso che dalla gran cerchia si muove varca tutti i vallon feri, salvo che in questo è rotto e non coperchia. Montar potrete su per la ruina che giace in costa nel fondo soverchia. Lo duca stette un poco a testa china. Poi disse: mal contava la bisogna colui che i peccator di qua oncina. E il frate: io udì già dire a Bologna del diavol vizi assai, tra i quali udii che l'è bugiardo e padre di menzogna. Appresso il duca a gran passi sen gì, turbato un poco d'ira nel sembiante, ond'io dagli incarcati mi partì dietro alle coste delle care piante. Bene, allora, mentre leggevo, cercavo di far entrare quelli che erano in sala d'attesa, per cui scusatemi se mi sono Io, distratta. Claudia, ho ammesso un certo numero, quindi tu non preoccuparti che me ne occupo. Ottimo, grazie mille Alice. Comunque non penso che ormai sono le 2:20, si spera che siano già tutti presenti. Grazie mille. Allora, siccome in questo episodio, come adesso vedremo, c'è una coda, un seguito dell'episodio che è incominciato nel 21esimo, facciamo una sorta di previously, come si fa nei serial, così tutti rinfreschiamo che cosa era successo. Vi ricordate che Dante e Virgilio erano stati accompagnati per un po' da una pattuglia di 10 diavoli ordinati da Malacoda, dal più assennato di loro, affinché arrivassero in salvo a un nuovo ponte, visto che gli era stato detto che il ponte che continuava quella fila di ponti che finora loro stavano usando per attraversare le bolgi precedenti era rotto. E Dante e Virgilio erano stati informati da Malacoda, appunto, che se continuavano un po' a camminare nella bolgia avrebbero trovato un ponte che intero avrebbe permesso loro di andare sulla nuova bolgia. Allora Dante e Virgilio, mentre stavano camminando, guidati da, o insomma, protetti apparentemente da questi diavoli,
è accaduto questo evento attraverso il quale loro vengono a conoscenza di un dannato che era uscito, insomma, che non aveva fatto in tempo, no? Che si stavano questi barattieri sul bordo, insomma, della bolgia come rane, no? Con il muso fuori e il corpo dentro. E uno che non fa in tempo a mettersi dentro la pece bollente prima che arrivino i diavoli, viene preso con il quale appunto Dante e Virgilio parlano. Questo si racconta nel canto 22esimo, se non che a un certo punto questo qua scopre il modo di tornare nella pece attraverso una sorta di sfida che è un inganno che fa i diavoli cominciano questo ludo, questo gioco, perdono il gioco e il barattiere torna nella pece bollente e loro cominciano a litigare tra di noi, due di loro, no? Alichino e Calcaprina, si afferrano tra di loro e cadono entrambi nella pece, per cui altri quattro diavoli debbono con i loro uncini recuperarli. Quindi così finiva il canto precedente. Dante Virgilio quindi, Ecco. approfittando di questa situazione, se ne vanno da soli. È stato, come ricorderete, un canto molto movimentato, molto dinamico, quello che abbiamo letto la settimana Mira, no scorsa. te Questo oigo, pero no me invece. traerías la ropa que está en las sogas de atrás y la pones en Scusate ese che quinto o azzittisco. en el Per cuarto favore, giro. Blanca, è incredibile, Blanca, questo veramente della roba, sai? Bene, allora, ricorderete che era un ritmo veramente molto agitato, quello dell'episodio che abbiamo letto la settimana scorsa. Questo invece si apre con un contrasto di silenzio e di calma, taciti, cioè senza parlare, soli, senza compagnia, quindi ormai senza i diavoli. N'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, quindi uno dopo l'altro, in fila indiana, chiaramente Virgilio prima e Dante dopo, come frati minor vanno per via, cioè come camminavano, secondo i commentatori antichi, i francescani, i frati minori, quando camminano insieme. Primissimo riferimento a dei sacerdoti, alla vita insomma religiosa, dei tanti che ci saranno insomma nell'episodio. E Dante al verso quarto dice che mentre camminavano si ricorda di una favola di Esopo che gli permette di intuire che cosa sta per accadere con questi diavoli che loro si sono appena lasciati dietro. Voltaire, in sulla favola di Esopo, lo mio pensier per la presente rissa, dove parlò della rana e del topo. Cioè, il mio pensiero a proposito della lite appena insomma vista. Il mio pensiero era volto sulla favola di Esopo, dove egli, Esopo, parlò della rana e del topo. Allora, questa favola che faceva parte di antologie latine, di traduzioni che si leggevano a scuola e che quindi i lettori di Dante riconoscevano immediatamente, racconta come un topo, volendo attraversare un fossato e non sapendo come farlo, viene aiutato da una rana che si offre gentilmente a traghettarlo e che gli offre di legare la sua zampa a quella sua, cioè, quindi quella della rana, quella del topo, affinché insomma non si perdesse per strada, diciamo, nell'attraversare il fossato. Se non che arrivando a metà del fossato, la rana comincia ad affondare, a mettersi in acqua con l'obiettivo di far affogare il topo. E lui comincia a lottare per tenersi a galla e in quel frangente un nibbio
li caccia entrambi, quindi afferra il topo che è ancora in parte sulla superficie. Morale è che un terzo si approfittò dell'inganno che insomma la rana aveva cercato di imporre al topo. Mi vedete bene? Perché mi è appena apparsa una scritta che dice che il mio collegamento è instabile. In un certo momento sì, si è fissata l'immagine, però adesso va bene. Ma si sente? Si sente bene. Ah no, quando è gelata l'immagine no, Va però adesso. bene, ottimo, grazie. Ma avete potuto sentire la favola di Esopo? Sì, si è potuto Bene, sentire. bene. Insomma, Dante evidentemente sta collegando quello che è capitato ai diavoli con quello che capita alla rana e il topo nella favola. Infatti, al verso settimo dice che più non si pareggia Moessa che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia principio e fine con la mente fissa. Allora, già che cioè, mi era andata la mente, la memoria alla favola di Esopo della rana e del topo, già che non si rassomigliano più Moessa, due modi antichi di dire ora adesso, moda modo, eissa da ipsa mora, quindi come se noi oggi dicessimo non si rassomigliano di più ora e adesso, che fa l'uno con l'altro, cioè la favola di Esopo con questa vicenda dei diavoli, se ben si accoppiano l'inizio e la fine di quello che è capitato, scusate che cerco di mettere, oggi è il giorno dei problemi. Ecco, ho azzittito tutti. Allora, già che l'inizio e la fine della vicenda dei diavoli e della favola fra di loro, se si accoppiano con la mente fissa attentamente, guardando attentamente, sono simili a questi due sinonimi, ora e adesso. Quindi, evidentemente, Dante sta, anche se questo paragone è stato molto discusso dai critici, perché evidentemente le situazioni non sono esattamente analoghe, ma secondo la maggior parte dei commentatori la rana corrisponderebbe a Calcabrina, il topo ad Allichino e la pece sarebbe il nibbio che in qualche modo ha punito entrambi. Bene? E allora ricordando proprio questo, al verso decimo, e come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura mi fe doppia. Cioè, così come nasce, scoppia, esplode un pensiero dall'altro, per associazione libera, diremmo oggi, così nacque da quel pensiero della favola di Esopo un altro pensiero dopo, che mi fece raddoppiare la paura che avevo già prima. E Dante allora, al verso 13, ci racconta che cosa si diceva, che cosa diceva a se stesso. Io pensava così: questi per noi sono scherniti, cioè questi diavoli, a causa nostra, no? Perché chiaramente questo Navarrese era rimasto lì senza che i diavoli lo potessero assalire, proprio perché Virgilio e Dante volevano parlarci. Allora Dante dice: per colpa nostra questi sono stati scherniti, cioè vergognati, con danno e con beffa, con burla, così fatta che credo che loro siano molto arrabbiati, assai noi. Se l'ira sopra il malvoler s'agguffa, continua a pensare Dante, cioè se l'ira si aggiunge, cioè agguffarsi vuol dire farsi matassa, no? Quando i fili si mettono tutti insieme. Se l'ira si aggiunge alla mala volontà, al malvolere che caratterizza in genere i diavoli, e ne verranno dietro più crudeli che il cane a quella lievre che li acceffa, cioè loro ci verranno dietro con più crudeltà
di quella che ha il cane quando sta già addentando la lepre, quando la sta afferrando col muso, col ceffo. Quindi Dante, con un paragone bestiale, comincia già a sentirsi perseguitato dai diavoli. E infatti vedete come fisicamente reagisce a questo timore al verso 19. Già mi sentia tutti arricciare i peli della paura e stavo indietro intento quando io dissi, cioè mi sentivo già che mi si arricciavano tutti i peli per la paura e stavo attento guardando indietro, cioè mentre cammina Dante guarda se i diavoli stanno arrivando. Quando io dissi, cioè mentre dissi a Virgilio, maestro, se non celi te metto stamente, io parento dei malebranche, cioè maestro, se tu non ci nascondi te me presto, io continuo ad aver paura dei malebranche, come dicendo non rilassiamoci perché li abbiamo lasciati indietro. Noi li abbiamo già dietro, io li immagino sì che già li sento. Noi ce li abbiamo qua dietro, non è che li abbiamo lasciati a 10 km, no? Io li immagino così tanto che mi li sento già appresso. Vedete come qua Dante parlando con Virgilio in qualche modo rappresenta la parte meno razionale, più istintiva, eh? Gli si arricciano i peli dalla paura e Virgilio invece risponde con tutta calma. Ma come vedremo, poi prende una decisione in cui in qualche modo viene coinvolto dall'ansia del discepolo. Verso 25. E quei, si fossi di piombato vetro, e Virgilio, se io fossi fatto come uno specchio, ma qui è interessante perché il piombo, come vedremo nella seconda parte del canto, apparirà fisicamente come parte del contrappasso delle anime, che però lì, alla rovescia di quanto qua Virgilio attribuisce al piombo, perché è vetrato, no? E quindi uno specchio, in qualche modo attraverso questa similitudine, Virgilio sembra di star suggerendo il contrasto tra la trasparenza di Dante, che diventa immediatamente leggibile nei suoi sentimenti e pensieri a Virgilio, e l'opacità invece degli ipocriti, che sono quelli che vedranno adesso nella prossima bolgia. Allora, Virgilio ha cominciato a dire. Dante gli ha detto, guarda, proteggici perché io sono spaventato, me li sento già addosso. E Virgilio si permette di fare questo paragone e gli dice, anche se tu fossi di, un, se tu fossi, scusa, se, scusate, se io fossi di vetro, la tua immagine esterna, io non prenderei più rapidamente in me, quindi più immediatamente di come un oggetto si rispecchia che quella dentro in petto, di quanto io accolgo dentro. Quindi sta dicendo i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, tutto quello che tu hai nella testa arriva alla mia con la stessa velocità con la quale se io fossi uno specchio arriverebbe la tua immagine. È la seconda volta che sappiamo che Virgilio conosce tutto quello che passa per la testa di Dante. Questa è una cosa importante da tenere presente perché se noi diciamo scordiamo questo particolare del maestro di Dante, perdiamo di cogliere alcune sfumature importanti di molti episodi. Per esempio, ricordiamocelo. Visto che mancano alcune settimane, quando leggeremo il canto d'Ulisse, il canto 26esimo dell'Inferno, dove a mio avviso è importante ricordare questo, che Virgilio sa tutto quello che Dante pensa. Eh? Allora, continua Virgilio al verso 28. Pur mo venieno i tuoi pensier tra i miei, proprio adesso mi venivano
i tuoi pensieri tra i miei, quindi si stavano già mescolando i tuoi pensieri ai miei, con simile atto e con simile faccia, quindi con la, nella stessa identica lunghezza d'onda, potremmo dire. Scusate che metto in silenzio perché ho sentito dei rumori. Sicché d'entrambi un sol consiglio fei, cosicché io presi una decisione sulla base di entrambi, cioè di, dei tuoi pensieri, cioè di Dante, di quelli miei, di Virgilio. Vedete che Virgilio continua sempre simbolicamente a rappresentare la parte razionale dell'essere umano, quindi lui, a differenza di Dante, che sente fisicamente la paura, Virgilio invece sulla base degli stessi pensieri, sulla base dello stesso ragionamento, prende una decisione, che è questa, la dice a Dante al verso 31. Se li è che si la destra costa giaccia, che noi possiamo nell'altra bolgia scendere, noi fuggiremmo l'immaginata caccia. Allora, se succede, no, se incontriamo che la costa destra giaccia in modo che noi possiamo scendere nell'altra bolgia, noi fuggiremo la caccia che stiamo immaginando. Quindi Virgilio ha deciso che se vede una costa che giace in modo che lui si possa buttare nella bolgia, lo farà. E come succede qui veramente a inizio un episodio che dovremmo dire oggi cinematografico, perché non appena finisce Virgilio di dire queste parole, immediatamente Dante vede che arrivano con le ali tese, no? I diavoli dietro di loro. Verso 34. Già non compiedi tal consiglio rendere, ch'io li vidi venir con l'ali tese non molto lungi per volerne prendere. Cioè non appena Virgilio non finì di trasmettere questa decisione che aveva preso, che io li vidi venire, i diavoli chiaramente, con le ali tese, no? Per quasi volare, per aiutarsi con le ali, non molto lontani, per voler afferrarci. E allora che fa Virgilio subito, verso 37? Lo duca mio di subito mi prese, come la madre che al rumore d'este vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge, non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta e giù dal collo della ripa dura supin si diede alla pendente roccia che l'un dei lati all'altra bolgia attura. Allora Virgilio, vedendo che arrivavano i diavoli, prende Dante subito, e qui è straordinario veramente il termine di paragone, cioè con la stessa prontezza davanti al pericolo, come la madre. È già, diciamo, interessante che Dante paragoni Virgilio con la madre, no? Mentre come epiteto aveva usato tante volte padre, no? E Virgilio figlio per rivolgersi a lui, questa volta come una mamma, no? Come una madre che si sveglia per un rumore, chiaramente come adesso capiamo per il rumore del fuoco, perché c'è un incendio, e vede vicino a sé che sono accese le fiamme, che prende il figlio e fugge e non si sofferma. Vedete il polisindeto anche che aggiunge velocità alla narrazione, avendo più cura di sé che di se stessa, cioè di lui, del bambino, che di se stessa, tanto che non si vesta nemmeno di una camicia, quindi che esce nuda, non si ferma nemmeno a vestirsi, e fugge con il bambino per salvarlo dalle fiamme. Così, no? Nello stesso modo, Virgilio prende Dante davanti al pericolo, chiaramente senza prendersi cura di lui, perdendo ogni decoro, no? Perché Virgilio si muove di solito sobriamente, lentamente, parla poco, vero? Non dimentichiamo che Virgilio appartiene
alle nobili anime del castello del Limbo, no? Dove nessuno corre chiaramente, ma Virgilio qua perde ogni, insomma, gesto nobile per salvare Dante. E al verso 43, e giù dal collo della ripa dura Supin si diede alla pendente roccia, dal bordo si lancia con Dante, insomma, appresso alla pendente roccia che l'un dei lati all'altra bolgiatura, che fa da limite tra queste, la quinta e la sesta bolgia. È un nuovo paragone per rendere la velocità con la quale loro sono scivolati, sono arrotolati praticamente per il burrone. Al verso 46, non corse mai sì tosto acqua per doccia volger ruota di molin terragno, quando ella più verso le valli approccia, come il maestro mio per quel vivagno. Allora, non corse così rapidamente l'acqua per un condotto per far girare la ruota di un mulino di terraferma, quando ella, cioè l'acqua, si avvicina di più verso le pale come del mulino, quindi quando è più veloce di tutto il suo percorso, come il maestro mio per quel vivagno, portandosene messo sopra il suo petto come suo figlio, non come compagno. Cioè, più veloce dell'acqua che scorre nel canale per far muovere le pale di un mulino, Virgilio corse per quel vivagno, per quella scarpata, il lembo della bolgia, portandosi Dante sopra il petto come un figlio, non come un compagno. E di nuovo, no? Vedete la velocità di tutto questo? Prima Dante sta camminando guardandosi indietro con i peli arricciati e dice: maestro, ma questi ci staranno inseguendo. E Virgilio dice: sì, calma, già stavo pensando, ho preso la tale decisione, come potremo ce ne andremo nell'altra bolgia. Finito di dire quello, anzi non appena finito di dire quello, che i diavoli sono già lì, allora Virgilio si lancia abbracciato a Dante nella pendente. E adesso di nuovo, appena loro sono in salvo, i diavoli sono già qua, quindi sono al limite. Al verso 52 vedete come Dante unisce i versi 52, 53, 54 attraverso due e Giambemon di seguito, che rendono appunto il ritmo di questa corsa. Appena fuoro i piè suoi giunti al letto del fondo giù, che i furono in sul colle, sovresso noi, ma non gli era sospetto. Cioè, non appena i piedi di Virgilio ebbero raggiunto il letto del fondo giù, quindi finita la caduta di Virgilio e Dante, che già loro, i diavoli, erano sul collo proprio vicini a, sopra di noi, ma lì non c'era sospetto, quindi non c'era più causa di paura. Era come se Virgilio e Dante avessero fatto in tempo, proprio giusto giusto, a cambiare giurisdizione, a passare il confine da uno stato all'altro, no? Come quando in quei film si sta cercando di raggiungere la frontiera, no, di un paese per scappare da uno stato oppressore. Infatti, al verso 55 si chiarisce che l'altra provvedenza che lor volle porre ministri della fossa quinta, poter di partir sindi a tutti tolle. Cioè, già che la provvidenza divina che mise, no, che volle che questi diavoli fossero guardiani della quinta fossa, quindi quella dei barattieri, tolse a loro, quindi vietò loro di andare oltre il confine dell'altra bolgia. Quindi i diavoli possono, hanno potuto perseguitare Dante e Virgilio, ma finita la bolgia è come se non avessero più giurisdizione lì, e quindi non poterono varcare questo limite. E di nuovo tutta questa velocità della corsa, della persecuzione,
contrasta fortemente con la lentezza che Dante e Virgilio trovano come ritmo eterno dei nuovi dannati della sesta bolgia. Al verso 58, laggiù trovammo una gente dipinta che giva intorno assai con lenti passi. Vedete il verso 59 per l'accentuazione come frena il ritmo della lettura, che giva intorno assai con lenti passi, piangendo e nel sembiante stanca e vinta. Cioè laggiù, nella sesta bolgia, trovammo una gente dipinta, poi capiremo che cos'è questo dipinta. Intanto si capisce che il colore che avvertono Dante e Virgilio del loro aspetto non è quello proprio, ma è stato aggiunto, che camminava intorno, sempre diciamo attorno alla bolgia che è tonda come tutti i cerchi dell'inferno, assai, cioè molta gente, con lenti passi. Adesso capiremo perché, piangendo come tanti dannati e nel sembianti stanca e vinta, che mostravano una grande sofferenza e stanchezza. Elli avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che inclinì per i monaci fassi. Allora, loro avevano delle cappe con cappucci bassi davanti agli occhi. Questo è già una manifestazione di quello che sapremo un po' più avanti, ma io per spiegarvi alcune cose ve lo anticipo, e cioè che questi sono gli ipocriti. Questi nuovi fraudolenti di questa bolgia stanno pagando eternamente la loro ipocrisia, e questo è significativo, appunto, il fatto di non far vedere la vista. Perché, come sapete, gli occhi, secondo la codificazione medievale anche dei sentimenti, sono la finestra dell'animo. Quindi il fatto di avere gli occhi coperti è già un indizio del loro peccato. E queste cappe erano della stessa taglia, fatti nella stessa misura, che si fanno per i monaci in Cluny. Qui c'è un riferimento ai benedettini di questo monastero di Cluny, che era molto raffinato, erano molto eleganti e che infatti erano stati già criticati da San Bernardo di Chiaravalle come particolarmente lussuosi. Allora, insieme a questo riferimento che avevamo notato prima, questo paragone, e poi vedremo che i soli personaggi ipocriti con cui parla Dante sono preti, e che poi altri due personaggi che vediamo sono sacerdoti ebrei, chiaramente, anche se è ovvio che in ogni bolgia ci sono molti più personaggi di quanti Dante vede effettivamente, è comunque significativa l'associazione tra l'ipocrisia e il sacerdozio. Allora, queste cappe, chiaramente per chi conosceva, secondo i commentatori e i cronisti, questi monaci benedettini di Cluny avevano delle cappe molto sontuose, ricamate, con delle maniche molto belle, e quindi c'è già una prima critica al lusso, ma al verso 64 c'è la descrizione precisa di come erano fatte queste cappe, per cui capiamo che sono il contrappasso delle anime e la causa per cui sono così stanchi e camminano così lentamente. Di fuor dorate son sì che li abbaglia, cioè all'infuori sono dorate, perciò diceva gente dipinta, chiaramente con la polvere dell'oro. Ma dentro tutte piombo e gravi tanto che Federico le mettea di paglia. Ma dentro tutte di piombo, questo metale così vile
no? Che si oppone all'oro, che invece è un materiale così nobile, e che è appunto il materiale che gli alchimisti cercavano sempre di far diventare oro, e come sappiamo così pesante, e gravitanto, cioè così pesanti, che Federico II di Svevia, l'imperatore germanico, in confronto a quelle le faceva mettere leggerissime di paglia. Qui Dante sta alludendo a una leggenda, probabilmente di origine guelfa, come le tante atrocità che si attribuivano a Federico II, secondo cui lui ai malfattori, a quelli che diciamo delinquevano di lesa maestà, faceva mettere delle cappe di piombo che poi scaldava facendo sciogliersi, dando loro una morte terrificante e lenta. Come vi dicevo, non abbiamo testimonianze dirette di queste, bensì di dicerie che giravano su Federico. E il Dante scrittore interrompe molto brevemente la narrazione per sospirare al verso 67: o in eterno faticoso manto, o manto faticoso eternamente, ricordandoci come al solito che anche mentre noi leggiamo questi ipocriti camminano con questo peso eternamente. Ecco, tutti i commentatori antichi, non so se tutti in realtà, ma molti commentatori, a proposito di questo contrappasso che Dante ha segnato agli ipocriti, si riferiscono a un'etimologia popolare che Dante probabilmente accoglieva e che è, insomma, apparentemente alla base di questo, di queste cappe apparentemente d'oro, ma che sotto hanno un altro materiale che nascondono. Questa etimologia popolare attribuiva alla parola ipocrita un prefisso iper, che voleva dire sopra, e a crisis, che voleva dire oro. E quindi come se ipocrita volesse dire oro al di sopra di qualcosa di non nobile che c'è sotto. Probabilmente questa sia la causa per cui Dante ha assegnato questa pena agli ipocriti. Allora, al verso 68, noi ci volgemmo ancor pura man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto. Cioè, io e Virgilio girammo ancora sempre a sinistra insieme a loro, a questi ipocriti, intenti al tristo pianto, quindi facendo attenzione al pianto triste di questi personaggi. Ma per lo peso, quella gente stanca venia sì pian che noi eravamo nuovi di compagnia ad ogni mover d'anca. Cioè, ma a causa di questo peso che dovevano portare loro, quella gente stanca camminava così piano che noi cambiavamo compagnia ogni passo che davamo, ogni muover d'anca vedevamo diversi, perché chiaramente Dante e Virgilio camminavano più velocemente. Io direi di fare la pausa ora, così mi fate le domande se ne avete, come al solito facciamo 5 minuti, poi riprendiamo, inviate per favore alla chat i vostri commenti. Sono le 3:05, alle 3 ci rivediamo. Grazie. Alcune domande. Dunque, la prima è storica. Mi domandano se il Federico del verso 66 è lo stupor mundi. Sì, certo, Federico II di Svevia, un personaggio importantissimo della storia anche italiana del 300, perché era l'imperatore del regno delle due Sicilie. Abbiamo avuto modo di parlare di lui brevemente quando abbiamo letto il canto decimo dell'Inferno, dove Farinata indica Dante che proprio lì, nello stesso sesto cerchio, quello degli eretici,
c'è il grande imperatore Federico II, è importantissimo anche perché nella sua corte nacque la poesia italiana lirica. Mi domandano se questa è l'origine di Non tutto lo che reluce es oro. Non ne ho idea, onestamente non so quale sia, ma non credo, sarebbe strano che Dante fosse l'origine di un proverbio spagnolo, ma non lo so. Mi domandano perché Virgilio è scivolato, non ha la capacità di volare come tutte le anime. No, le anime non possono volare. Juan Pablo, non so dove hai preso quell'idea, da dove ti viene quest'idea. I corpi apparenti dei morti, sia quelli dell'inferno che del purgatorio, sono corpi aventi le stesse capacità che ebbero quando erano vivi, anche se non sono... Forse sei stato indotto a credere questo a partire dal secondo cerchio dove i lussuriosi sono trascinati dal vento. Il che è anche lì non è che volino, perché non hanno ali, ma è il vento che li spinge. C'è addirittura chi pensa che in realtà non volino, ma camminino in un modo sgangherato è spinto dal vento. Ma no, Virgilio non può volare, nessun'anima, cioè i soli che possono volare sono quelli che hanno finito di purgarsi e volano in paradiso, lì sì, però i morti, questi dell'inferno no. Qualche altra domanda o andiamo avanti? Beh, no, ci tengo a chiarire questo perché tutto il poema dantesco è molto realistico. Cioè Dante vede i corpi apparenti dei morti in situazioni del tutto verosimili, va bene? Ogni tanto ci sono delle cose che sfuggono alla realtà, insomma, del mondo, come abbiamo visto nel canto 13 dell'Inferno, per esempio, che le anime sono dentro corpi arborei, però sono casi eccezionali e che appunto sorprendono moltissimo Dante, perché tutto il resto sono ambienti verosimili, Bene, allora, avevamo interrotto la lettura, se non sbaglio, al verso 72. Dante e Virgilio hanno cominciato a camminare nella stessa direzione dei dannati, ma molto più velocemente, perché i dannati hanno queste cappe così pesanti e quindi vedono... Scusate che mi è venuta una nuova domanda. Quando Caifà si soffia la barba è un tratto di realismo, dici? Sì, certo. Sì, ma tutto. Adesso vedremo anche, cercherò di farvelo notare man mano che leggiamo. Sì, infatti. Allora, Dante e Virgilio camminano chiaramente più velocemente dei dannati e quindi cambiano compagnia. Ad ogni passo, per cui Dante al verso 73 domanda a Virgilio: perché io al duca mio fa che tu trovi alcun che al fatto o al nome si conosca e gli occhi sia andando intorno muovi, cioè visto che Dante non può vederli perché cambia in continuazione di compagnia, dice fai in modo che di muovere gli occhi mentre camminiamo per vedere se c'è qualcuno che sia noto, che conosciamo, per i fatti che insomma di cui è stato protagonista, o almeno per nome, qualche famoso, qualcuno degno di nota. E allora prima che Virgilio risponda, uno dei dannati che ha sentito li chiama, e un che intese la parola tosca, cioè uno di questi ipocriti che ha capito la mia parlata toscana, dice Dante, di retro a noi gridò,
cioè uno che è indietro, e quindi che Dante e Virgilio probabilmente avevano già sorpassato, gridò: tenete i piedi voi che correte sì per l'aura fosca, cioè trattenete il passo, fermatevi, voi che correte così nell'aria fosca, cioè densa, oscura, nelle tenebre. Chiaramente non è che Dante e Virgilio stiano correndo, ma dal punto di vista di questi dannati che camminano così piano, è così inusuale che qualcuno abbia la velocità che hanno i pellegrini, che hanno l'impressione che loro corrano. E aggiunge al verso 79: forse che avrai da me quel che tu chiedi, cioè forse puoi avere da me l'informazione che stai chiedendo a Virgilio, quindi io ti posso segnalare personaggi noti. E allora Virgilio al verso 80, onde il duca si volse e disse: aspetta, e poi secondo il suo passo procedi. Per cui Virgilio si volse, cioè per guardare quello che li aveva chiamati da dietro, e disse a Dante: aspetta, cioè aspetta che lui arrivi con il suo lento passo fino a dove siamo noi, e poi comincia a camminare con la stessa lentezza di loro. E allora Dante si ferma, verso 81, scusate, 82, ristetti, cioè io mi fermai, dice Dante, e vidi due mostrare gran fretta dell'animo col viso d'esser meco, ma tardavagli il carco e la via stretta. Cioè vidi che due con il viso mostravano di avere grande fretta di raggiungere Dante e Virgilio, di essere meco con me, ma chiaramente il carico, cioè il peso delle cappe, mi faceva tardare, e anche la via stretta, il fatto che non c'era molto posto per camminare con queste cappe. Quando fuor giunti, cioè evidentemente Dante e Virgilio hanno aspettato un po' che arrivassero questi dannati, quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco mi rimirarono senza far parola. Cioè mi guardarono, diciamo, di sbieco, con gli occhi storti, senza parlare. E quindi osservano, e questo è un atteggiamento già indicativo un po' della psiche di questi personaggi, no? Perché loro hanno chiesto a Dante di fermarsi. Dante li sta aspettando, mostravano poi di avere molta fretta per raggiungere Dante e Virgilio, ma quando arrivano ci mettono un bel po' a parlare. Prima osservano Dante di sbieco, di nuovo c'è questa connotazione della mancata frontezza di queste anime degli ipocriti, e dopo aver guardato senza parlare Dante per un po', si volsero in sé, quindi si rivolsero l'un l'altro, e dicean seco, e cominciavano a parlare tra di loro prima di rivolgersi direttamente a Dante. Al verso 88: costui par vivo all'atto della gola, e se son morti per privilegio vanno scoperti della grave stola. Cioè questo qua, per Dante chiaramente, sembra vivo da come muove la gola quando parla. Quindi vedete che subito osservano, no? Che Dante è un pellegrino che ha un corpo vero, non apparente. Ed egli sono morti, se fossero morti tutti e due, per quale privilegio non portano la stola pesante che portiamo noi? Questo si dicono tra di loro. Ma poi si rivolgono a Dante, vedete che l'atteggiamento è anche ipocrita, no? Loro li hanno chiamati, ma invece di parlarci direttamente, domandare: ma chi siete voi? Perché non avete le stole pesanti che abbiamo noi? Tu sei vivo? Prima si parlano tra di loro e poi si rivolgono a Dante al verso 91. Poi disser me: o tosco che al collegio degli ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sei, non aver in dispregio.
Allora, intanto si rivolge come aveva fatto Farinata, vi ricordate? O Tosco che nella città del fuoco, vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. Questi iniziano anche così, no? E quindi evidentemente sono italiani, perché hanno riconosciuto la pronuncia di Dante. O Tosco, che al collegio, quindi alla confraternita degli ipocriti tristi sei venuto, ecco, qui si sa per la prima volta esplicitamente che questi sono ipocriti. Io ve l'avevo anticipato un po' per spiegarvi l'etimologia di ipocrisia in rapporto con loro superficiale e per analizzare questi gesti dello sguardo occulto che è stato tradizionalmente assimilato all'ipocrisia, ma solo qua il lettore spontaneo viene a sapere senza dubbi che questi abitanti della sesta bolgia sono gli ipocriti. Allora, o Toscano, che sei venuto qui a questo collegio degli ipocriti, dir chi tu sei non avere in dispregio, cioè non disprezzarti, non sdegnarti di dirci chi sei. E allora Dante risponde al verso 94, e io a loro, i fui nato e cresciuto sopra il bel fiume d'Arno alla gran villa, e son col corpo che ho sempre avuto. In qualche modo nella risposta Dante conferma, siccome è stato, diciamo, nominato con il vocativo toscano, precisa che è fiorentino, no? Io sono nato e sono cresciuto sopra il bel fiume dell'Arno alla Gran Villa, nella grande città di Firenze, che come sapete all'epoca era particolarmente, insomma, bella, importante, ricca. E conferma anche quello che aveva sentito che si dicevano tra di loro, no? Che avevano detto, questo da come muove la gola sembra vivo, infatti Dante conferma il verso 96, e sono col corpo che ho sempre avuto, quindi infatti sono ancora nella prima vita. Vedete come Dante, a differenza di loro, ipocritamente prima hanno parlato di lui, Dante invece dice apertamente, risponde anche a quello che loro avevano intuito. E al verso 97 domanda, come al solito, chi sono loro e qual è la causa della loro sofferenza. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quanti veggio dolor giù per le guance? E che pena è in voi che si sfavilla? Allora, voi chi siete, a cui tanto distilla, quindi cade dolore, come io vedo, giù per le guance, quindi che avete tanto pianto che vi cade dagli occhi, e qual è la pena che avete voi che sfavilla così tanto, che è così luccicante? Cioè, in che cosa consiste la vostra sofferenza? Domanda Dante. E al verso 100, e l'un rispose a me, le cappe arance son di piombo sì grosse che li pesi fan così cigolar le lor bilance. Allora spiega che il dolore proviene dal fatto che le cappe arancione, quindi il colore appunto dell'oro, rispose uno, no, dei due dannati, sono così grosse di piombo, cioè hanno una tale quantità di piombo, che i pesi fanno cigolare le articolazioni come nelle bilance quando il peso è eccessivo. Quindi evidentemente questi cigolare, questo rumore, no, che fanno che fa il metallo quando invece di essere ben articolato c'è un peso eccessivo. Quindi quello che dice è non è solo che camminiamo così lentamente quando vorremmo andare più veloci, ma è anche il dolore del peso che ci distrugge le articolazioni. Si capisce? E
Dopo aver risposto a questa domanda di Dante, cioè qual è la vostra sofferenza, il verso 103 si presenta. Frati gudenti fummo e bolognesi, io catalano e questi loderingo nomati, e da tua terra insieme presi, come suole esser tolto un uom solingo, per conservar sua pace, e fummo tali che ancor si pari intorno dal Gardingo. Allora, fummo frati godenti. Allora, i frati godenti erano i cavalieri della milizia della Beata Vergine Maria, che era un ordine militare religioso fondato da aristocrati emiliani per garantire la pace, per contrastare le eresie, le guerre civili. E questa parola godenti, che inizialmente era parte della loro denominazione normale, neutra, infatti anche lo appare anche sui documenti, perché appunto godevano dei gaudi della Vergine, ma probabilmente Dante qui la sta usando in un modo sarcastico, opponendola a penitenti. Perché effettivamente in alcuni testi appare con questa connotazione. E quindi dice, noi fummo frati godenti, quindi di quest'ordine religioso militare, e bolognesi, quindi dell'Emilia Romagna, e poi si presentano appunto come due dei cofondatori di questo movimento di cavalieri della Vergine. Io catalano, che era un guelfo, Guido d'Ostia di Mallavolti, che era stato un uomo importante, podestà di più luoghi, e Loderingo degli Andalò, ghibellino invece, anche lui era stato podestà in più occasioni, e che erano stati entrambi, come raccontano subito dopo, inviati dal Papa Clemente IV a Firenze per stabilire la pace tra Guelfi e Ghibellini dopo la battaglia di Benevento nel 1266. Ma da quel che racconta il Villani, questo diciamo cronista dell'epoca, le cui testimonianze ci sono così importanti, ipocritamente hanno fatto invece quello che conveniva loro invece di garantire la pace, e difatti quello che hanno fatto fu favorire i guelfi. Perciò loro dicono, io catalano e questi loderingo nomati, cioè fummo nominati e presi insieme dalla tua terra, sto parafrasando il verso 105, la tua terra chiaramente è Firenze, come Dante ha appena detto, come suole essere tolto un uom solingo, cioè per svolgere un compito per il quale di solito viene nominato un uomo solo. Noi invece l'abbiamo fatto insieme, perché appunto la apparente volontà di rapacificazione tra Guelfi e Ghibellini voleva che ci fossero due appartenenti alle due fazioni. Per conservare sua pace, quindi fummo mandati per conservare la pace a Firenze, e fummo tali, è come se qui ci fosse un ma, no? Cioè fummo mandati a fare una cosa, ma in realtà fummo tali che ancor si pare intorno dal Gardingo. Il Gardingo era un'antica torre di guardia longobarda che era nel quartiere dove c'erano le case degli Uberti, le famiglie ghibelline di cui abbiamo avuto modo di parlare nel canto decimo dell'Inferno, vero? Il cui memorabile personaggio Farinata incontra Dante tra gli eretici. Vi ricordate che lì Farinata domanda a Dante perché i fiorentini sono avversi a tutta la sua famiglia in un modo così ostile, e avevamo commentato che appunto le case degli Uberti erano state rase al suolo dopo la battaglia di Benevento.
E quindi quello che loro stanno dicendo è: noi che avremmo dovuto garantire la pace tra Guelfi e Ghibellini, in realtà abbiamo punito i Ghibellini. E diciamo le conseguenze del nostro agire ipocrita si vede ancora in questo quartiere ghibellino del Gardingo. Perché appunto anche durante il 300, mentre questo dialogo ha luogo, erano distrutte le case di questa famiglia. Allora Dante, appena visto questi, e comincia a dire: ecco un altro tratto di verosimiglianza enorme, perché al verso 109 io cominciai, o frati, i vostri mali, ma più non dissi. Cioè Dante comincia a rispondere, come tante volte, no? I vostri mali mi fanno lagrimare, no? Come aveva detto a Francesca, aveva detto poi a Ciacco, ma la frase rimane interrotta in un modo, insomma, di una trascrizione modernissima, impensata, no? Rimane interrotta perché vede un altro dannato, ma che invece di camminare con la cappa di piombo dorato come il resto, è crocifisso al suolo. Quindi io cominciai, o frati, i vostri mali, ma più non dissi che all'occhio mi corse un crocifisso in terra con tre pali. Cioè, già che mi corse all'occhio, cioè non potei evitare di notare uno che era crocifisso in terra con tre pali. Già il fatto che sia crocifisso ricorda chiaramente la morte di Cristo, e il fatto che abbia tre pali, no? Probabilmente due alle braccia e uno unendo i piedi, secondo i commentatori antichi riguarda per opposizione sarcastica alla Trinità, come succederà in modo amplificato quando Dante troverà Lucifero. Quindi possiamo già intuire dalla sua posizione eccezionale e dalla sua crocifissione la rilevanza che ebbe questo ipocrita nella morte di Cristo. Adesso vedremo chi è. Quindi al verso 112 Dante lo nota e quindi interrompe la sua parlata. Quando mi vide, tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri. Allora, vedendo Dante, questo si ritorce tutto. Questo è interessante perché evidentemente il viaggio di Dante, che è voluto da Dio, è qualcosa che non piace ad alcuni dannati. Quindi gli fa rabbia questa sorta di vittoria del bene che implica la discesa di Dante nell'inferno. E si soffiava con sospiri nella barba. E allora questo ipocrita con cui Dante stava parlando prima si rende conto che Dante ha interrotto la sua frase e che sta fissando questo nuovo dannato che è lì crocifissato in terra, e al verso 114 interpella Dante: è il frate catalan che a ciò s'accorse, cioè che si rese conto che c'era questo incontro tra gli sguardi di Dante, di questo dannato, mi disse: quel confitto che tu miri consigliò i farisei che convenia porre un uomo per lo popolo ai martiri. Allora il frate catalano dice a Dante, no? Quello che è confitto lì con i tre pali che tu stai guardando è quello che consigliò i farisei, no? Questi i farisei qui si nominano per la prima volta nell'opera, non a caso associati agli ipocriti, perché appunto erano questi ebrei sostenitori di una ritualità priva di vero significato e che in genere nel Vangelo si mostrano ostili a Gesù. Allora è quello che consigliò i farisei che convenia, cioè che era necessario porre un uomo solo per
invece di far soffrire l'intero popolo ai martiri. Chiaramente questo è Caifas, no? Il sommo sacerdote che nel Sinedrio insomma chiese la condanna di Gesù e lo porse a Ponzio Pilato. E al verso 118 spiega sempre il frate catalano, perché Dante con Caifas non parla: attraversato è nudo nella via come tu vedi, ed è mestier che il senta qualunque passa come pesa pria. Questo è interessante, no? Perché chiaramente Caifas è lì e perché anche lui è, diciamo, è condannato per ipocrisia. Ma a differenza degli altri è nudo, quindi non ha una cappa di piombo, e attraversato nella via in modo che necessariamente tutti quelli che passano, che sono pesantissimi perché hanno queste cappe di piombo, lui li sente, no? Lo calpestano quando passano. È interessante perché è come se Caifas fosse stato, diciamo, la sua colpa fosse stata talmente grave che deve soffrire l'ipocrisia di tutto il mondo che lo succede, no? Cioè ogni nuovo ipocrita che muore aumenta la sofferenza sua, perché sente il peso proprio di tutta l'ipocrisia. E al verso 121 aggiunge Catalano: e a tal modo il socero si stente in questa fossa e gli altri dal consiglio che fu per gli giudei mala sementa. Siccome Dante e Virgilio, come al solito, percorrono solo una breve parte di ogni cerchio, questo catalano avverte che così come è crocifisso Caifas in terra, nello stesso modo suo genero Anas, che l'aveva preceduto, diciamo, nel sommo sacerdozio, e che poi era quello che aveva interrogato Gesù, e nello stesso modo, no, si stenta, cioè sta male in questa fossa, e anche gli altri del Sinedrio, no, del consiglio che fu per i giudei mala sementa, quindi origine del loro male, perché a partire di questo parleremo, se non sbaglio, solo in Paradiso, di nuovo nel canto sesto del Paradiso, credo che prima nel Purgatorio non ci siano cenni a questo. Dante attribuisce alla morte di Cristo come causa la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte di Tito, e quindi chiaramente la diaspora, e quindi sono i consigli, diciamo, che portarono alla rovina il popolo giudeo. Allora, finite queste parole attraverso le quali Catalano ha indicato Caifas, al verso 124 Dante nota che Virgilio si sorprende, perché evidentemente quando lui era sceso nell'inferno prima, che era stato prima di Cristo, non c'erano questi personaggi crocifissi in terra. Verso 124. Scusate, c'è qualcuno in sala d'attesa. Allor vidio maravigliar Virgilio sovra colui che era disteso in croce tanto vilmente nell'eterno esilio. Cioè, allora io vidi che Virgilio si meravigliava nei confronti di quello che era disteso in terra in croce così vilmente nell'esilio eterno. Questa meraviglia di Virgilio è interessante perché, da una parte, come vi dicevo, dal punto di vista proprio letterale della storia, è perché Virgilio non sapeva della presenza di questo personaggio, che è nuovo rispetto alla sua precedente venuta nell'inferno. Ma dal punto di vista simbolico è anche lo sconvolgimento della ragione di fronte alla morte di Cristo e a tutto quello che è legato ad essa, la mancata comprensione di questi eventi, che chiaramente vanno oltre la ragione che Virgilio simboleggia.
E al verso 127 Virgilio, meravigliato ancora della presenza di Caifás lì, immediatamente si recupera da questa meraviglia e approfitta di questa, di questo dialogo che sta avendo con il frate catalano per domandare come passare, diciamo, all'altra bolgia. Quindi al verso 127, poscia drizzò al frate cotal voce, cioè dopo Virgilio rivolse al frate godente questa voce, no? Questa domanda. Verso 128, non vi dispiaccia se vi lece dirci se alla man destra giace alcuna foce onde noi amendue possiamo uscirci senza costringere degli angeli neri che vengano desto fondo a dipartirci. Allora dice lui all'ipocrita: non vi dispiace se vi è lecito, se potete dirci se a man destra giace qualche foce dalla quale noi due possiamo uscire da questa bolgia senza che dobbiamo scomodare gli angeli neri, cioè i diavoli, che vengano a dipartirci da questo fondo. In qualche modo Virgilio non si fida troppo della gentilezza degli ipocriti e in qualche modo avverte: guardate che se non ce lo dite voi, noi comunque abbiamo il potere di chiedere ai diavoli che ci indichino o che ci facciano uscire. E allora il frate catalano al verso 133 rispose adunque: più che tu non speri, sapresti un sasso che dalla gran cerchia si muove, varca tutti i vallonferi, salvo che in questo è rotto e non il coperchia. Allora gli dice: prima di quanto tu ti aspetti, si avvicina un ponte, un sasso, che dalla gran cerchia, quindi dall'insieme di tutti i cerchi che formano Malebolge, che vi ricordate sono 10 fossati concentrici attraversati da questi punti radiali, si muove e varca tutti i vallonferi, cioè che dall'estremo attraversa tutti i fossati feroci di Malebolge. Quindi sta dicendo: se continuate a camminare troverete un altro ponte che attraversa, salvo, verso 136, salvo che in questo è rotto e non il coperchia, salvo che in questo, questo ponte prossimo è rotto e non attraversa, non coperchia, quindi non va sopra la bolgia come gli altri. Vi ricordate che Malacoda aveva detto, l'abbiamo letto nel canto 21esimo 2 settimane fa, aveva detto a Dante Virgilio: se continuate qui diritto troverete un ponte che tutto intero attraversa la bolgia. E aveva aggiunto dei dettagli sulla distruzione di alcuni ponti attraverso i quali, vi ricordate, avevamo potuto sapere che ora era e che giorno, perché aveva detto: sono tante ore, tanti giorni che sono passati da quando un terremoto distrusse i ponti, no? In quel momento io vi avevo fatto notare, ma sottilmente, che Malacoda stava dando un po' troppi dettagli, no? Come fanno appunto i bugiardi per convincere, come succede nel racconto Emma Suns, no? Di Borges. E quindi forse, diciamo, non dovevano fidarsi troppo di queste informazioni Dante e Virgilio. Ed effettivamente qua al verso 136 i pellegrini hanno la notizia che sono stati ingannati, che quel ponte che veniva dopo, a differenza di quanto era stato detto da Malacoda, non è intero, è franato anche questo. E comunque il frate catalano continua a dire al verso 137: montar potrete su per la ruina che giace in costa nel fondo soverchia.
cioè potrete montare sulla rovina, cioè l'insieme delle pietre che quando cadde il ponte si sono, diciamo, accumulate dopo la frana, che giace in costa e che soperchia nel fondo. Quindi non avrete un ponte questa volta che dal quale potrete vedere, ma un cumulo di pietre. E allora Virgilio, poverino, sapendo che è stato ingannato dai diavoli, al verso 139 rimane, insomma, a capochino, no? Bruciato. Lo duca stette un poco a testa china, cioè rimase un po' con la testa in basso, pensando appunto allora quest'altro mi aveva ingannato, poi disse, mai contava la bisogna colui che è peccator di qua uncina. Qui Virgilio, il nobilissimo Virgilio, in un tono molto colloquiale, esclama, non ce l'ha contata giusta quello là, cioè non ci ha detto la verità quello che uncina i peccatori di qua, no? I peccatori dalla parte dei barattieri. E allora questo ipocrita catalano, che è davvero antipatico, lo prende in giro ipocritamente, cioè facendo finta di essere gentile, in realtà, insomma, sta beffando Virgilio. Perché quando sente che Virgilio è stato ingannato dal diavolo, al verso 142, gli commenta il frate, io udì già dire a Bologna del diavolo vizi assai, tra i quali udì che lì è bugiardo e padre di menzogna. Cioè è veramente antipatico, no? Perché dice, io avevo, siccome Virgilio dice, beh il diavolo non me l'ha raccontata bene questa cosa, lui gli risponde, chiaramente Virgilio l'ha detto per se stesso, per Dante, ma il frate catalano, l'ipocrita, dice, io avevo già sentito dire a Bologna, e questo è veramente un sarcasmo interessante, no? Lui è bolognese, ma Bologna è sede di una prestigiosissima università, come dice, i professori dell'università sanno che il diavolo ha molti vizi, come dicendo, come mai ti sei lasciato ingannare da un diavolo, no? Non c'è bisogno di un dottorato per sapere che i diavoli non sono affidabili, no? E ipocritamente gli sta dicendo questo, tra i quali, cioè tra i quali vizi, udì dire che è bugiardo, è padre di menzogna. Come, no, come lo sta prendendo in giro chiaramente. Quindi il povero Virgilio al verso 145, invece di rispondere, se ne va a grandi passi. Appresso il duca, gran passi s'engì, cioè subito dopo il duca, cioè Virgilio, se ne andò a grandi passi, quindi lasciando dietro chiaramente questi che per il peso delle cappe non possono muoversi alla stessa velocità, turbato un poco d'ira nel sembiante. Il povero Virgilio è turbato d'ira, non si sa esattamente se nei confronti di questo ipocrita o di se stesso, che in qualche modo involontariamente è mancato per un attimo al suo ruolo di guida, facendosi, diciamo, credendo a quello che Malacoda gli aveva detto, e quindi il povero Virgilio se ne va, chiaramente Dante parte dietro, come adesso vedremo, un po' turbato d'ira, ond'io dagli incarcati mi partì dietro alle poste delle care piante, per cui io, dice Dante, il Dante poeta, mi allontanai, mi dipartì dagli incarcati, da quelli che per il carico non potevano muoversi alla nostra velocità, dietro alle orme dei cari piedi. Questo aggettivo care nell'ultimo verso è molto bello, perché è come se il Dante poeta, anni dopo tutta questa vicenda, volesse confermare il suo amore per il maestro proprio quando ha appena raccontato di un suo sbaglio o di una sua mancanza, vero?
Vedo che ho qualche cosa sulla chat, la apro un attimo. Grazie Alice. Solo che ogni tanto mi compaiono delle persone che poi ci stanno un po' di tempo, per cui forse non, la sala d'attesa non vediamo le stesse persone. Vabbè, misteri. No, tu scusami, ma tu vedi le stesse persone che vedo io, solo che mancano, diciamo, cambiano la tempistica, no? Cambia solo quello. Vabbè. Ma tu non ti preoccupare che io mi occupo di questo. Va bene, grazie. Qualcuno mi dice una vecchia versione della commedia che dice Colonia invece di Cluny. Beh, sarà molto vecchia, perché Colonia intanto non sta con la quantità di sillabe, per cui bisogna vedere che altre parole del verso sono anch'esse differenti, affinché non risulti un endecasillabo. Sì, è molto vecchia l'edizione. Di quando? Di quando? Te lo dico. Sapete perché domando, per approfittare per darvi un'indicazione anche di... 1914. Certo. sì, no, lì diciamo quello che conta non è la quantità di anni, bensì che le edizioni odierne, e direi diciamo posteriori al 1970, sono il prodotto di uno studio filologico molto accurato che fece Giorgio Petrocchi, attraverso il quale stabilì un testo di riferimento che lui chiamò la commedia secondo l'antica Vulgata. Dopo questo testo ci sono state altre edizioni critiche che hanno modificato più o meno il testo dantesco, ma continua ad essere l'edizione di riferimento. Nel 1914 non c'era nemmeno una primissima edizione critica, anche se non avente le caratteristiche scientifiche che richiediamo oggi, che è stata fatta nel 1921 in occasione del sesto centenario della morte di Dante. Ve lo dico perché sapete, l'anno prossimo abbiamo i 700 anni della morte, quindi avremo moltissime celebrazioni, edizioni nuove in tutto il mondo. Nel 1921 era uscita diciamo l'edizione di Vandelli, che era prodotto già di una sorta di selezione di manoscritti, ma in queste cose medievali più recente è una versione, in genere, non solo in letteratura, anche in musica, in affreschi, più recenti sono le versioni, più affidabili sono, perché diciamo durante il Novecento, in questi primi anni del XXI secolo, si sono raffinati di molto le metodologie di restauro e di recupero dei testi medievali. Ah, certo, grazie, era per curiosità. Sì, ho approfittato, no, grazie a te, ho approfittato per dare questa indicazione, perché probabilmente a casa molti di voi hanno commedie più vecchie, no? In un paese come il nostro, così ricco di immigranti, è probabile che nelle case ci siano edizioni che hanno portato... Sì, era un regalo della mamma di un'amica. Bene, sì, no, queste sì. Cose sono comunque tesori, Pensavo tesori. Che potrebbe essere interessante per te. Grazie, ottimo. Prego. Bene, se non ci sono più domande, leggiamo di nuovo il canto. Taciti soli senza compagnia, andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via. Voltaire, sulla favola di Esopo, lo mio pensier per la presente rissa, dove il parlò della rana e del topo, che più non si pareggia mo e issa che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia principio e fine con la mente fissa.
E come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quell'un altro poi, che la prima paura mi fe doppia. Io pensava così, questi per noi sono schermiti con danno e con beffa, si fatta che assai credo che lor noi. Se l'ira sovra il malvoler s'acquiffa, ei ne verranno dietro più crudeli che il cane a quella lievre che li acceffa. Già mi sentia tutti arricciarli i peli della paura e stavo indietro intento, quando io dissi, maestro, se non celite me tostamente, io pavento dei malebranche, non li avem già dietro, io li immagino sì che già li sento. E quei, si fossi di piombato vetro, l'immagine di fortuna non trarrei piuttosto a me che quella dentro un petro. Pur mo venieno i tuoi pensier tra i miei, con simile atto e con simile faccia, sicché di entrambi un sol consiglio fei. Se li è che si la destra costa giaccia, che noi possiamo nell'altra bolgia scendere, noi fuggiremmo l'immaginata caccia. Già non con piedi tal consiglio rendere, ch'io li vidi venir con la litese non molto lungi per volerne prendere. Lo duca mio di subito mi prese, come la madre che al rumore è d'este vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta. E giù dal collo della ripa dura, supin si diede alla pendente roccia, che l'un dei lati all'altra volgia dura. Non curse mai sì tosto, acqua per doccia volge e ruota di molin terragno, quand'ella più verso le pali approccia, come il maestro mio per quel vivagno, portandosene me sopra il suo petto, come suo figlio, non come compagno. Appena fuori i piè suoi giunti al letto del fondo giù, che i furono in sul colle sopresso noi, ma non gli era sospetto che l'altra provvedenza che lor volle porre ministri della fossa quinta, poder di partir simili a tutti tolle. Laggiù trovammo una gente dipinta che giva intorno assai con lenti passi, piangendo nel sembiante stanca e vinta. Elle avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che inclinì per i monaci fassi. Di fuor dorate son sì che le abbaglia, ma dentro tutte piombe e gravi tanto che Federigo le mettea di paglia. Poi in eterno faticoso manto, noi ci volgemmo ancor pura man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto. Ma per lo peso quella gente stanca venia sì pian che noi eravamo nuovi di compagnia ad ogni muover d'anca. Perch'io al duca mio, fa che tu trovi alcun che al fatto al nome si conosca e gli occhi si andando intorno muovi. E un, che intese la parola tosca, di retro a noi gridò, tenete i piedi voi che correte sì per l'aura fosca, forse che avrai da me quel che tu chiedi. Onde il duca si volse e disse, aspetta, e poi secondo il suo passo procedi. Ristetti e vidi due mostrar gran fretta dell'animo col viso d'esser meco, ma tardava l'ircar quella via stretta. Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco, mi rimirarono senza far parola. Poi si volsero in sé, dicean seco, costui par vivo all'atto della gola. E se son morti, per qual privilegio vanno scoperti della grave stola? Poi disser me, o tosco che al collegio degli ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sei non aver in dispregio. E io a loro, i fui nato e cresciuto sopra il bel fiume d'Arno alla gran villa, e son col corpo che ho sempre avuto. Ma voi chi siete a cui tanto distilla quanti veggio dolor giù per le guance? E che pena è in voi che si sfavilla? E l'un rispose a me, le cappe arance son di piombo sì grosse che li pesi fan così cigolar le lor bilance. Frati godenti fummo e bolognesi, io catalano e questi loderingo nomati, e dalla tua terra insieme presi, come suole esser tolto un uom solingo,
per conservar sua pace, e fummo tali che ancor si pari intorno dal Gardingo. Io cominciai: o frati, i vostri mali, ma più non dissi che all'occhio mi corse un crocifisso in terra con tre pali. Quando mi vide tutto si distorse, soffiando nella barba con sospiri, e il frate catalan che a ciò s'accorse mi disse: qual conflitto quel tu miri, consigliò i fiarisei che convenia porre un buon per lo popolo a martiri. Attraversato è nudo nella via, come tu vedi, ed è mestier che el senta qualunque passa, come pesa pria. E a tal modo il socero si stente in questa fossa, e gli altri dal concilio che fu per li giudei, ma la sementa. Allor vidi maravigliar Virgilio sovra colui che era disteso in croce tanto vilmente nell'eterno esilio. Poscia drizzò al frate cotal dice: non vi dispiaccia, se di lece dirci se alla man destra giace alcuna foce onde noi ambedue possiamo uscirci, senza costringere degli angeli neri che venian desto fondo di partirci. Rispose adunque: più che tu non speri, sapresti un sasso che della gran cerchia si muove, varca a tutti valonferi, salvo che in questo è rotto e non coperchia. Montar potrete su per la ruina che già ci incosta nel fondo soperchia. Lo duca stette un poco a testa china. Poi disse: mal contava la bisogna colui che è peccator di qua uncina. E il frate: io udì già dire a Bologna dei diavol vizi assai, tra i quali udii che lì è bugiardo e padre di menzogna. Appresso il duca gran passi sen gì, turbato un poco d'ira nel sembiante, ond'io dagli incarcati mi partì dietro alle poste delle care piante. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima.